anche sul mio canale. Allora, navigando molto online per fare shopping, spesso trovo marchi che non ho mai visto, mai sentito nominare, e motivo per cui mi incuriosiscono. Quindi oggi ci tocchiamo insieme e proviamo alcuni prodotti di brand che non ho mai visto, mai sentito, mai nada. Pure un profumo. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è Ava & May. Ebbene sì, è uscita la collezione Super Summer, tipo il al mare nelle nostre case. E dunque, Candela Grande Ibiza Beach Club. Questa è una fragranza agrumata e frizzantina, ma con una nota dolce di fondo allo stesso tempo. Anzi, vi dico proprio anche le note che penso vi possa essere utile al di là della mia descrizione. Allora, Ibiza abbiamo lime, mandarino e vaniglia, ed è proprio questa nota dolce che contrasta questo frizzantino agrumato. Poi abbiamo Miami, ragazzi, è la mia preferita. Abbiamo noce di cocco, ananas e muschio. È dolce ma estiva allo stesso tempo, però diversa da Bahamas, che sa comunque di crema solare di Tiare. Questo è un cocco più fruttato, più... Vabbè, in pratica è bellissima esteticamente. Ha questo gradient che va dal rosa fucsia opaco al fucsia trasparente. Volo. E poi esce il nostro diffusore Sunbart. Sapete che i diffusori di Ava & May secondo me sono molto validi anche per sostenere i profumi delle candele, oltre ad essere un ottimo arredamento, perché sono obiettivamente tutti esteticamente molto belli i prodotti di Ava & May. E il diffusore abbiamo pepe nero, zenzero ed ambra. Per darvi un'idea della fragranza, può assomigliare a chi ama Persia e Islanda. È più orientale, un po' più piccante, se volete. Cioè, io per Miami divento matta. È molto buona anche Ibiza, soprattutto se amate gli agrumi, ma fate esteticamente bellissimo. Comunque, ci hanno dato un super codice sconto, super, come sempre non affiliato. Infatti è BOOM50GO, avrete il 50% di sconto su tutto, come sempre esclusi mini set e saldi, e una mini candela a scelta in omaggio che scegliete voi. Quindi quando fate check out e scegliete l'omaggio, potete scegliere la fragranza delle mini candele, e io le adoro anche per provare ad esempio una fragranza che non sapete se acquistare in full size, oltre ad amare le mini size, quindi le trovo bellissime. Ma ok, tra l'altro mi avete scritto molto in direct: Giulie, quali sono le tue fragranze preferite per l'estate? Bahamas, Bora Bora, e adesso Miami e Barcellona, sempre tutto l'anno. Anche adesso poi di Bahamas c'è anche lo spray per ambienti, che è una roba. Chi mi segue su Instagram ha visto, l'ho portato al mare, lo usavo al mare nella stanza, ho adorato. Va bene, comunque vi lascio il link qua sotto, ringrazio tantissimo Ava & May per aver sponsorizzato la prima parte del video, e direi che andiamo al video. Come vi dicevo, ho scoperto un sacco di cose, tra l'altro ho sufficienti prodotti per fare questo video almeno 3 volte, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, magari con un like e un commento, così ne facciamo altri. Comunque, oggi proviamo prodotti di brand che non ho mai sentito nominare, tranne uno che l'ho sentito nominare tante volte ma non l'avevo mai provato, gli altri mai visti, mai sentiti, mai nada. Mi sono trovata davanti e li ho presi. Ok, no, scusate, 2 li ho sentiti nominare, gli altri proprio 0. Ok, cominciamo. Dunque, ho fatto la base off camera ed è la stessa base che vedrete nel prossimo tutorial, che però ho già girato, ed è il fondo di Armani Luminous Silk che sto amando, e lo sfondo di Mixing Medium delle Drops di Mina. Perché non è il mio colore, e adesso sono molto abbronzata, anche perché ho rinforzato la bronzatura con un autoabbronzante che ho scoperto essere pazzesco. Una notte mi ha reso così, ed è da miscela, è quello di Filter by Molly Mae, ed è il drop da miscela viso. Wow, comunque lo vedremo nei top del mese. Andiamo avanti. Dunque, dove andiamo? Finiamo il viso, andiamo agli occhi. Allora, un marchio che non ho mai visto, mai sentito nominare, e l'ho beccato per caso su Amazon America mentre ordinavo un prodotto che vedrete presto per fare un video. Vi dico solo J.Lo. Allora, si chiama Julep Beauty, e questo è un set di matitoni per occhi. In realtà ne ho presi 2 di set, però questo qua è l'Eye Shadow 101 Cream to Powder Eye Shadow Stick Crease Proof Color, quindi in teoria non vale le pieghe. E io adoro
adoro gli stick, gli ombretti in estate uso solo stick, ombretti liquidi, già non sto a fare trucchi strutturati perché sudo e non ne ho voglia. E questi tra l'altro sono stick arricchiti da vitamina C e vitamina E. E questo duo, che si chiama Blush Pink Metallic e Mink Mauve Metallic, ha due colori e tra l'altro da un lato avete uno sfumino che non userò mai, ma on the go può essere comodo. Un colore è una sorta di glitter rosa chiaro, è bellissimo, molto elegante, anche come punto luce. E l'altro colore, che è quello che vorrei usare oggi con voi, perché lo vorrei come base per un altro prodotto, è il colore appunto mauve, il mauve metallic, ed è bellissimo. È un rosa freddo con una base grigia, è stupendo, a parte che i due sono molto belli secondo me, ma è questo. E quindi direi che lo mettiamo subito, che vita. Anche perché non userò ombretti in polvere, perché ad oggi ancora, nel prossimo video ci sarà perché sto aspettando un ordine, ma non ho una palette di ombretti che non ho mai, di cui non ho mai sentito nominare. Ho cercato cose anche un pochettino più sfiziose che una palette di ombretti. Ok. Come sempre la ricerca dello specchio. Assistente, non ti distrarre, avremo tanto bisogno di te in questo video. Un bello specchione. Dunque, andiamo con questo e vediamo come si comporta. Bello cremoso, non fa non attacca l'occhio, cioè non, sapete quando ha questo effetto che ti tira dietro la palpebra? No, assolutamente. È molto cremoso, vado appena oltre anche alla piega, appena appena. Che bello questo colore, mi piace tantissimo. Adesso però mi serve un pennello, potevo anche prepararlo prima.com. Eccolo qua. Si sfuma anche benissimo nei bordi. Sapete cosa mi ricorda tanto? I matitoni di Laura Mercier o di Bobbi Brown, però costa decisamente meno. Ovviamente sulla durata ci aggiorniamo, ma per adesso mi piace molto. Soprattutto il colore lo trovo molto delicato, molto elegante. Ok, andiamo avanti. L'altro prodotto che ho per gli occhi è di un marchio, uno dei due marchi che conoscevo, che si chiama About Face. E questo qui è il, si chiamano Fractal Eye Paint e sono come dei glitter in questo boccetto allucinante. Ora, il packaging non mi piace per niente, sono solo 4 ml di prodotto, si ha comunque secondo me difficoltà a prelevarlo tutto, preferisco dei pack tradizionali, ma About Face è tutto un po' così, un po' di rottura. Vedrete anche un altro prodotto About Face in questo video. In realtà ne ho presi anche altri, ma magari li proviamo poi nel prossimo video. Ho preso gli ombretti liquidi matte, un rossetto liquido, un gloss, vabbè, li proviamo magari nel secondo video. Comunque questo mi ha incuriosito moltissimo come concept. Il colore che ho preso io è Smolder, swatchato sulla mano è spettacolare, ha l'applicatore con la spugnetta ed è come un glitter liquido e vediamo com'è. È tipo il complemento perfetto di questo ombretto, gli dà quello sparkle in più, non so se in camera renda, ma dal vivo ha tutti questi micro glitter azzurri, lilla, verdi, troppo bello dal vivo. Secondo me in camera non si noterà tanto la differenza perché è un gioco multiriflesso e in questo caso insomma sono veramente sovrapponibili i colori, ma dopo ve lo faccio vedere anche sulla mano perché è veramente bello questo colore, veramente bello, guardate un po', non so se sulla mano lo notate meglio, tutti i glitter multireflex che ci sono. Tanto anche dei colori molto accesi questa linea e quindi vorrei assolutamente prenderne anche altri eventualmente. È super fresco, perché no? Ne metto un po' anche nella rima inferiore. Mi piace, bello, vediamo se va nelle pieghe, perché a me se un prodotto va nelle pieghe non mi piace. Può avere il colore più bello del mondo che niente. Bello però. Dal vivo è super, è come se avesse fosse un colore uguale ma l'avesse reso multiriflesso. Mamma, dal vivo è bellissimo questo colore, è un mauve rosato con micro glitter verdi, azzurri e lilla e ci sono dei colori molto più accesi di questo, ho preso un colore più easy going. Ok, a questo punto direi che qual è il blush che metterò? Ok, dopo userò il blush sugli occhi anche, ma ha fatto fallout? Non mi sembra, neanche un po'. Zero, neanche un piccolo pezzettino, il che è top. Andiamo avanti. Ora ho trovato un altro marchio che si chiama Cone, C-O-N-E,
Professional Makeup ed è famoso per i pigmenti. Ho preso anche altre cose, ho preso un kit con un blush, un rossetto liquido, eccetera. Ma fa i pigmenti, tra cui uno duochrome, ce n'è uno solo duochrome, o due se non sbaglio, comunque lo vediamo nel prossimo video. Oggi volevo provare questo che si chiama Sable Rose, perché se ho capito bene è il top seller, uno dei colori top seller, ed è un marchio tedesco che ho visto assolutamente per caso su Instagram, perché poi li trovo sui siti o sui social, e lo volevo mettere all'angolo interno. A me i pigmenti piacciono moltissimo se però sono performanti, belli accesi, belli metallici, che non cadono da tutte le parti. Odio quei pigmenti che hanno quella texture che, sapete, quando lo sbocciate sembra sabbiosa e appena fai così volano tutti e ci vuole proprio una base glitter. Ecco, sono esattamente il tipo di pigmenti che non amo. Vediamo un po'. Crei, ci vuole la canzone. Sto volando. Sto volando. Dov'è? Non canti? Sto volando. Sì, sto volando. Mamma mia, che meraviglia. E volevo informarvi che subito dopo il video torno sul sito del brand e ne ordino altri 10. Wow, questo è bellissimo. Bellissimo anche se è per una sposa. Qua ne ho messo forse un po' troppo, ma vabbè, lo sfumiamo appena. Però che bello, ragazzi. Wow, dà una luce, poi dal vivo è proprio bello, è molto tridimensionale come colore, bellissimo ragazzi. Tanto che c'ero off camera, ho messo il mascara, sapete che a me piace tantissimo, il Wild Lash di Urban Decay, ha un effetto lunghezza e volume che si può proprio costruire all'infinito, mi piace proprio tanto a me questo, l'abbiamo usato mille volte anche in live su Instagram. Comunque, andiamo avanti. Ma che caldo, il baffo malefico è qui, è pronto ad attaccare. Anzi, vi chiedo scusa se sentite un velo di aria condizionata di sottofondo, ma se no cuocio veramente. Allora, ho trovato questo marchio che si chiama Manasi 7 ed è un marchio completamente green ed eco bio, e ha questi prodotti molto particolari perché sono come dei pot in crema un po' multiuso, e ha poi questo prodotto che mi ha incuriosita subito che si chiama Custom Contour Duo Sheer Matte Finish, e il colore è Cinnabar Mocha, ma non ho trovato altri colori, quindi penso sia un colore unico. È un marchio decisamente luxury come price point, bio, ha tutti i packaging in cartone fatti a scatolina, e questo è il packaging. Facciamo un po' di cose lì. È una scatola e questi sono i due colori. E mi ha incuriosito molto perché ricordo anni e anni fa Becca faceva un prodotto del genere che mi piaceva un sacco, e quindi forse è il motivo per cui l'ho preso, e direi di provarlo insieme. Questo come sempre non ha lo specchio, quindi riprendo. Parto dal colore quello più chiaro. Oh, bello, molto costruibile. Proviamo il colore più scuro, più caldo. Ah, hanno ragione che è sheer, perché visto nel boccetto, nel pack, avevo paura fosse troppo scuro, perché obiettivamente sembrava troppo scuro per me. In realtà, vuoi che un po' sono abbronzata, vuoi che è comunque veramente sheer, ha un pigmento molto costruibile. Forse troppo però costruibile, cioè, nel senso. Beh no, adesso però sono abbronzata, probabilmente nel mio colorito normale. Adesso lo sto prendendo un po' in mezzo, sto miscelando i due colori. Però sì, ma si vede o mi sto autosuggestionando? Dopo 2 ore di stratificazioni sono riuscita a renderlo un minimo visibile, però diciamo che per il prezzo, a mio avviso, c'è di meglio. Questo hanno, secondo me, preso la parola sheer e l'hanno presa un po' troppo in considerazione, perché io dal vivo lo vedo appena e l'ho stratificato tante volte, quindi sì, no, non mi ha rubato il cuore. Peccato, perché l'idea era molto valida, fare contour e bronzing nello stesso pot, ma no. Ok, andiamo avanti. Quest'altro prodotto l'ho trovato per caso su Amazon e l'ho comprato perché le recensioni erano incredibili. Il marchio si chiama Ethereal Beauty, in realtà anche il loro mascara è stra recensito bene, infatti l'ho ordinato e lo sto aspettando magari per il prossimo video se lo volete. E questo è un blush minerale, anche questo è un marchio tedesco, made però in Italy.
e ha questi blush, questo è il colore Nude Rose, che mi sembra troppo bello. E ho preso due colorazioni, ma l'altra non so dove l'ho infognata, e lo vorrei provare subito con voi perché veramente hanno delle belle recensioni. Allora, con l'abbronzatura non è sicuramente il colore che mi sta meglio, perché è comunque un sottotono freddo, ma ho preso anche un corallo. La formula mi piace moltissimo, molto sottile, costruibile, guardate la bellezza, è proprio sottilissimo. Il colore è il mio, solo adesso che sono molto abbronzata magari non è, stanno meglio dei colori più caldi, però molto molto bella, bella la formula soprattutto. E come illuminante vado ad About Face, questo è il, di nuovo, ed è il Light Lock Powder nel colore Smoother, ma è lo stesso nome di questo? Ah no, era Smolder. Ha un packaging bellissimo, asimmetrico, e la polvere io l'ho swatchata e mi sono scaravoltata, però anche qui è una polvere molto fredda che con l'abbronzatura non è il massimo, tuttavia vabbè, è molto rosa, molto fredda, però sembra molto bella. Ne metto poco solo perché questi sono i miei colori tutto l'anno, ma adesso che sono particolarmente abbronzata, potentissimo, adesso che sono particolarmente abbronzata, questi colori molto freddi non sono un must have, diciamo. Sì, mi fanno... no. E il colore è bellissimo, lo godrò tantissimo, solo in questo momento è troppo freddo per il grado di abbronzatura che ho, quindi lo miscelo un po', però ha un trito molto bello, non ha glitter, e il prodotto è proprio un bel prodotto. Poi, dove andiamo? Ok, labbra, ne ho diversi. Innanzitutto, questo marchio si chiama Uxie e sono i Plumping Lip Gloss con acido ialuronico. E niente, sono molto curiosa di provarli, perché dammi l'acido ialuronico, io sono una donna contenta. E questo è il colore Rose Pink, però li ho swatchati e mi sembrano trasparenti praticamente, quindi vediamo. Ha un profumo come di vanillina leggero. Si dà questo velo di colore rosa, sembra quasi un balsamo labbra più che un gloss. E va, ha una texture stupenda. E va, sembra tipo un burro cacao da impacco. Non ho mai sentito un gloss con questa texture. Mi piace tantissimo questo. Ok, mi sistemo un secondo e torno subito da voi. Ho tirato sui capelli perché c'è un caldo atomico. Comunque, ultimo prodotto è di Black Rouge. Ed è una lacca, credo, labbra, il colore è lo 09. Bitch, bellissimo. Questo l'ho preso su Style Van, sito coreano. Wow, bene. Questo è. Non vedo l'ora di fare il prossimo, mi diverto tantissimo a fare questi video. Io spero di cuore che vi sia piaciuto, ringrazio ancora tantissimo Ava e May per aver sponsorizzato la prima parte e... un bacione!